perché non esistono gare facili e sicuramente non lo è con la Pontescara, ma qualcuno potrebbe, scusate Riccardo, ma qualcuno potrebbe anche ritenere che la sfida sia meno difficile, quindi potrebbe essere un trabocchetto. No, no, questo non è un rischio che corriamo, la squadra è consapevole delle difficoltà e delle capacità della squadra avversaria, dell'entusiasmo, della voglia di fare, della voglia di salvarsi che ha il Pescara, delle qualità che ha, del modo di giocare, perché l'abbiamo vista e il Pescara ha sempre giocato bene, ha già vinto in trasferta, noi non l'abbiamo ancora fatto, ha un punto più di noi. Guardate, questo non è il rischio che corriamo. Domani correremo altri rischi, e cioè la forza del Pescara, le loro qualità, la loro organizzazione, le loro individualità, il loro temperamento, modo di giocare, la preparazione alla gara che darà il loro bravo allenatore. Queste sono le insidie che affronteremo domani. Poi finisco. Mi sembra che tu abbia qualche problemino, nel senso che basta, non ce la fa e sicuramente non ce la fa, non è recuperabile prima di un mesetto neanche pasquale, quindi ci sono i problemi delle corsie. Oddio, qualche problemino lì lo abbiamo, perché basta è ancora fuori e Pasquale lo stesso, speriamo per entrambi non tanti giorni. Ma insomma, al momento sono fermi e dobbiamo fare con gli altri e dobbiamo fare bene con i ragazzi che abbiamo. Abbiamo le alternative, abbiamo le soluzioni. A sinistra c'è Armero e Gabriel Silva, a destra abbiamo Faraoni Pereira. Abbiamo la possibilità di essere bravi lo stesso, senza pensare a chi non c'è. Buongiorno, in questi anni le pause sono state accolte magari in modo diverso, diciamo, a volte benvenute, a volte si temeva che potessero frenare insomma un processo di crescita o rallentarlo. In questo caso queste due settimane cosa hanno rappresentato? Beh, ormai noi ci siamo, parlo per me, di me, mi sono abituato a questo ritmo che è forse nato per 20 giorni, poi ti ritrovi a lavorare con magari pochi giocatori. Non è il caso nostro quest'anno, perché ne abbiamo diversi che rimangono a casa, ma è capitato di fare 7 partite in 21 giorni e ritrovarci alla ripresa in 9 o 10, così come capita alle squadre più forti del campionato. E finché non si metterà una regola e finché non ci sarà qualcuno che cambierà questo modo di fare, che riterrà opportuno cambiare per la salute dei giocatori e soprattutto per i tifosi, che sia i tifosi da stadio che i tifosi da televisione, che hanno tutti una grande voglia di vedere belle partite, ma giocandone ogni 3 giorni diventa complicato essere al top per tutti. E se non cambia questo, dovremmo adattarci a queste cose. Ma in questo caso, dopo Liverpool e Napoli, dove preferito giocare? Quando le scelte le fanno altri e sono, ti devi abituare, adattare, accettare e basta, non c'è, pensare ad altre cose, perché quello che avrebbe potuto essere, che poteva essere, non conta niente. Francesco, ciao, ti chiedo un commento su Gabriel Silva, perché così, secondo quello che ho visto potrebbe essere un indiziato a giocare a sinistra. Ho visto che il ragazzo è un po' in crescita ultimamente, volevo sapere se mi confermi questa sensazione personale. È uno dei tanti ragazzi del 91, come piace chiamarli a me, che ha fatto tutta la preparazione con noi, sta lavorando molto con noi, sta facendo tutti i lavori che facciamo ovviamente con tutto il gruppo, ma fa anche insieme ad altri ragazzi più giovani dei lavori integrativi. Stiamo cercando di farlo crescere per il nostro calcio, per quelle che sono le abitudini del nostro calcio. Il ragazzo, devo dire, che sta migliorando. Buongiorno mister, le chiedo solo una cosa. Lei si è sempre lamentato che insomma 20 squadre in Serie A sono tante. Ieri, chiacchierando con il vicepresidente Campoccia di quello che si sta discutendo in Lega,
ci ha accennato della proposta che è stata fatta di portare la A18 con due sole retrocessioni, di cui una certa più una derivante dai playout. Le piace come modello? Sì, sì, mi piace. Ma voi dovete solo considerare, poi non ne parliamo più, ma tanto perché la gente sappia, so che alcune persone mi guardano, qualcuno leggerà, arriverà questo messaggio, tanto perché la gente capisca, ci sono giocatori che in 2 mesi, da qui a Natale, se non sbaglio, fra partite di Coppa, eccetera, faranno 16 partite, in 2 mesi. Una volta 16 partite era un girone di un campionato di 30 squadre, di 16 squadre. Se tu ci metti quelle 16, se aggiungi a quelle 16 partite in 2 mesi, 2 partite di nazionale che hanno fatto, va bene, in questo periodo magari non ci sono più, diventa come un girone di un campionato a 18 squadre fatto in 2 mesi. Ditemi se questo è una cosa logica. Io voglio solo che la gente capisca questo, se è logico che in 2 mesi si faccia ciò che fino a 3 o 4 anni fa si faceva in 4 mesi, perché la stagione durava 8 o 9 mesi, un girone durava 4 mesi per fare le 17 partite del campionato a 18 squadre. Andiamo avanti, che c'è il Pescara che incumbe. Mister, prima della partita di Napoli avevi detto che bene guardare la classifica. Il concetto vale ancora, sì, di, sì, più adesso, credo, no? Sì, sì, ma noi lo sappiamo, non occorre che ci venga ricordato. Noi sappiamo che la nostra classifica è brutta. D'altra parte abbiamo abituato la nostra gente a 2 classifiche finali che francamente sono irripetibili. Quindi noi, che siamo sempre partiti con l'obiettivo di arrivare ai 40 punti, adesso siamo in corsa per quel tipo di classifica. Mi sembra che sia tutto nell'ordine della logica. Mister, soy de la televisión de Colombia y quisiera conocer su concepto sobre Luis Fernando Muriel y el jugador Pablo Armero. ¿Qué opinión tiene de cada uno de esos jugadores de nuestro país? Son 2 ottimi giocatori. La Colombia è formata, parlo della nazionale, da tanti bei giocatori, da tanti giocatori importanti, fino ad arrivare a quello che anche secondo me in questo momento è il miglior centravanti del mondo, che è Radamel Falcao.